Ciao, benvenuto, ben ritrovato sul mio canale, benvenuto in questo nuovo video. Questo è Nuvolozzi, la rubrica dove si parla di vaping senza parlare di vaping. Com'è possibile? Semplicemente, come amo ripetere, qua non si fanno recensioni, presentazioni o quant'altro. Cerco semplicemente di dare notizie sperando che siano cose utili e sia cosa gradita. Prima di cominciare con il video odierno, le cose per me fondamentali, per te che stai guardando completamente gratis, come sempre iscriviti, lascia un commento, un bel mi piace, sempre gradito, insomma qui sotto come vedi qua ci sono anche gli altri miei social, se ti va seguimi, ripeto, per te gratis, a me serve a crescere. Nuvolozzi, news, a volte sapete, mi viene quasi voglia di smettere di fare certe cose, anche perché comunque uno cerca di dire cose utili, di dire cose importanti, e vabbè, le reazioni sono sempre quelle che sono. Nell'ultimo video che ho fatto addirittura di denuncia per vedere come funziona il mondo dei social, il mondo dorato di internet, per quello che riguarda il contrabbando delle use getta, oltre qualche dislike, ma vabbè, quelli ci possono stare. Mi è arrivato anche qualche commento in privato, ovviamente, perché pubblicamente guai a metterci la faccia. Poco carino, va bene, ok, non c'è problema. Ma, nonostante che qualche volta venga voglia di smettere tutto, continuo, anche se il canale non è grande, il canale è piccolo, le visualizzazioni sono quelle che sono, non me ne frega un cazzo, vado avanti per la mia strada. Perché comunque ritengo quello che faccio sia una cosa giusta, buona, oltre che divertirmi, insomma, credo, spero perlomeno di fare anche cose gradite, eventualmente, evidentemente a qualcuno no, però vabbè, chi se ne frega, vado avanti per la mia strada. A breve torneranno anche le live, forse, vediamo un po', anche perché comunque il sabato sera, che è l'unica serata che è abbastanza libera da live e quant'altro, io qualche impegnuccio ce l'ho, vediamo, magari potremmo anche cambiare giorno. Stiamo valutando il tutto, nel frattempo sono cambiate un po' le grafiche, ma questi sono altri piccoli discorsi che non esulano un po' dal motivo del video. Motivo del video odierno, innanzitutto, tornando a parlare di sigarette use getta, anzi del mercato nero di sigarette use getta, sigarette elettroniche use getta non conformi. Vi ricordate quella tabaccaia di Montichiari in provincia di Brescia, dove un ragazzo gli presentò, gli portò da vendergli alcune use getta chiaramente illegali, che non avevano il bollino, erano al 5% di nicotina, perché ricordiamo per l'ennesima volta, fino alla nausea, lo so, però è così, 5% di nicotina in Italia, anzi in Europa, è illegale, non solo in Italia, in Europa, tutta Europa, è illegale il 5%, che è equivalente a 50 mg per millilitro di nicotina, ed è illegale, tanto per chiarirsi, perché ne leggo, ragazzi, ne vedo in giro di ogni, come sempre, perché informarsi mai costa sempre troppo, tant'è, ok. Insomma, l'intervento di questa tabaccaia ha fatto sì che la Guardia di Finanza abbia intercettato il giovane, credo che insomma gli abbiano fatto capire che queste cose non si fanno. Bene, bravi, ma non è sufficiente, perché per uno che è stato fermato e bloccato ce ne sono altri 1000 che fanno ampiamente, costantemente i cazzi loro. Detto questo, aggiungo anche che ragazzi, l'ho già detto, lo ripeto e non mi stancherò mai di ripeterlo, il problema non sono gli influencer che la sponsorizzano, la sigaretta elettronica usa e getta, il problema non sono i negozianti che la vendono. Ripeto, io non sono d'accordo con loro, non le venderei mai, però i conti in fondo al mese vanno fatti quadrare in qualche maniera. Il mercato attualmente richiede quello e molti si sono adeguati. Ripeto, non sono d'accordo con questo, ma il problema non sono quelli che vendono roba legale. Non sono d'accordo, ma il problema non sono loro. Sono quelli che le vendono di contrabbando, non quelli che le spingono. Vabbè, rischiamo poi di entrare in meandri assolutissimamente insulsi, quindi la fermo qua, perché poi altrimenti mi inalbero e non è giusto. Quando ricomincerò le live, tanti sassolini dalle scarpe probabilmente verranno tolti.
Vedremo, vedremo, vedremo. Nel momento attuale sono abbastanza incazzato, quindi può anche essere. Tornando a noi, le news. News che ho letto in questi giorni su Sig Magazine. Oltre a quelli che in Thailandia ha rischiato di essere messi dentro perché avevano delle IQOS e in Thailandia sono vietati come le sigarette elettroniche, e poi dopo lì la polizia se ne è un po' approfittata perché gli ha fatto pagare al nero una multa e le ha lasciate andare. Altra dimostrazione del fatto che bisogna informarsi quando si viaggia, l'ho sempre detto, la gente ovviamente da qui gli entra, neanche fa il giro, neanche proprio non entra. Ragazzi, quando uno si muove bisogna informarsi su quello che ci succede intorno. Vabbè, queste sono altre cavolatine. Il fulcro del video di oggi è che è notizia di questi giorni che i famigerati sacchetti di nicotina potranno essere venduti anche nei negozi di sigarette elettroniche. I famosi sacchetti, leggo testualmente, è un prodotto che vuole replicare lo snus svedese ma non contiene tabacco. La vendita potrà essere inserita nel computo della prevalenza. Andiamo a leggere l'articolo nella sua completezza. Via libera dall'agenzia Accise, dogane e monopoli alla vendita dei sacchetti di nicotina destinati all'uso orale. Si tratta di un nuovo prodotto che nelle prossime settimane potrà essere regolarmente detenuto in tabaccheria, negozi autorizzati alla vendita di liquidi di inalazione, farmacie e parafarmacie. Quindi un po' tutti le potranno avere. Le nicotine pouch, perché ovviamente diamogli un nome in inglese che è molto più bello, ovvero bustina di nicotina, era troppo semplice chiamarla così, è una sorta di snus senza tabacco, sacchetti contenenti foglie aromatiche secche e sminuzzate alle quali vengono aggiunti sali di nicotina. Il consumatore potrà utilizzarla, vabbè, questo non lo dico come va utilizzata, se vi va di scoprirlo fatelo da voi, questa cosa non ve la dico. La cosa importante, innanzitutto, se uno si prende questa per mezz'ora è a posto con la nicotina, circa, così dicono loro. La cosa importante è che sono disponibili varie gradazioni di nicotina, e questa, fra tutte le stronzate che ho letto, è la meno stronzata. Finalmente un altro prodotto che ti permette di poterla abbassare, la nicotina. Peccato che la nicotina è in sali, quindi da una parte mi dai, dall'altra mi stronchi. Ok, va bene. E comunque la cosa positiva è che si può variare la gradazione un po' come succede con i liquidi per le sigarette elettroniche. Quindi il sunto è che anche i produttori di nicotine pouch, quindi dei sacchetti di nicotina, dovranno sottostare a tutte le regole già esistenti che pesano sul commercio dei prodotti del tabacco, deposito, rappresentanza fiscale, comunicazione delle vendite, quindicinali, registrazione nel portale dei codici autorizzativi, eccetera, eccetera, eccetera. I rivenditori autorizzati dovranno inserire i sacchetti di nicotina nel computo della prevalenza delle vendite. Quindi è ufficiale che sbarcheranno anche in Italia questi famigerati sacchetti, potranno essere venduti dai negozi specializzati, oltre che da tabaccherie, farmacie e via discorrendo, e faranno parte della prevalenza. Quindi, negozianti, mi rivolgo a voi, quanti di voi le utilizzeranno? A me la cosa che spaventa tanto, tantissimo, è che vengono utilizzati ancora una volta i sali di nicotina. Perché mi sembra abbastanza chiaro il messaggio, che sì, danno ridotto indubbiamente perché non c'è combustione e non c'è tante altre cose, però usando i sali di nicotina, pensiero mio personale, poi dissociatevi, fate quello che cazzo vi pare, con i sali di nicotina cerchi di dare una nuova dipendenza. Quindi l'importante è acquistare tabacco tradizionale, sigarette elettroniche, bustine di nicotina, l'importante è acquistare. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!